Dio fa parte del nostro modo di essere, cat past è nella nostra testa ormai, e quindi io credo che il teatro non debba soffrire. Adesso non soffro più quando taglio, faccio delle operazioni meravigliose, metto prima, metto dopo, capisco che la nostra testa forse, e questo ce l'ha insegnato il cinema, no? Faccio il contrario, taglio, un casino, mi diverto, perché poi a volte mi è capitato, per esempio, con Riccardo III, che qualcuno che non avesse letto Riccardo III mi dicesse: oh, ma io non ci capisco niente. Benissimo, ma l'operazione deve essere anche emotiva, non soltanto quindi con la testa, quindi bello così. Voi se ci pensi, secondo me, a tempi di Shakespeare facevano così. Ma c'è, non potevano farlo, secondo me. Assolutamente sceglievano dei pezzi e poi si dicevano. Ma infatti bisognerebbe prendere in giro gli insegnanti e dire: ma non so, signora, che no, nel 1600. Sì, però è un'ipotesi. No? Sì, non so se qualcuno di voi vuole interagire con. Prego. Mi pare di capire da quello che è emerso che avete utilizzato il testo di Brutoni come un pretesto. Fate il pretesto per raccontare la storia, ma attraverso canoni diversi. Concezioni, visioni comuniche, ho visto. Chi sente chi contro uomini senza far parlare, chi prendendo il punto del testo lo si mantiene, ma sconsacrandolo proprio creando l'interno di questo recipiente di plastica. Chi come lei creando questo veliero, eccetera, eccetera. Quindi io vorrei generalizzare una cosa che mi continua a bombardare la testa. C'è questa visione del classico, giustamente che non deve essere un classico conflitto, però spesso il testo è da una parte canonizzato, quindi o lo si tocca oppure lo si stravolge. Invece vedo che è un suggerimento il testo, cioè quello che mi pare di capire, voi ci state dicendo, noi questo testo lo guardiamo, lo analizziamo e lo rimodelliamo come pensiamo sia. Quindi le diverse realtà. Allora, per quanto mi riguarda parlo per me, pretesto no, non ne ho bisogno. Cioè proprio non ho bisogno di prendere. È un incontro. Non ci può essere un incontro reale se non c'è una compenetrazione, una forma di lotta, una forma di divoramento anche per impossessarsi di quello, cercare semplicemente di comprenderlo. Poi adesso io purtroppo non ho visto né questo, quindi per me è molto difficile riuscire a parlare in termini concreti, sono curiosissima e cercare di vedere. Non ne ha bisogno, credo un po'. Quindi mi è difficile, perché basterebbe fare magari per me basterebbe un ragionamento concreto per riuscire a essere. Però assolutamente, io il testo, contrariamente a loro, io non l'ho toccato. Però basta sporcare la lingua, danzare la lingua, cioè impossessarsene, e vengono fuori molte cose. Questo fatto della tridimensionalità non è un giochino, quello che ho detto della magia, anche se lo dico con un sorriso, è vero. E nascono delle cose, il testo nasce, la battuta, il personaggio nascono da un attore in carne e ossa con quell'età che in quel periodo dell'anno sta dicendo quelle